Grazie Paolo, buongiorno a tutti. Sì, dunque io stamattina cercherò in questo quarto d'ora, in questi 20 minuti, di mostrarvi questo progetto che è appena partito sostanzialmente nei mesi scorsi e che quindi proseguirà, penso, sicuramente durante tutto il 2021, ma anche oltre, perché avrà attività che andranno a seguire. I pazienti anche dopo un anno, anche dopo 2 anni, magari da questa pandemia, e diciamo così, vi mostrerò un po' quelli che sono i nostri propositi e quindi i nostri obiettivi e quelle che invece sono alcune attività che abbiamo già portato avanti, stiamo portando avanti perché diciamo il progetto è costituito in realtà da una serie di sottoattività. Ovviamente connesse tra loro per l'argomento, che però viaggiano su binari, diciamo così, paralleli. Dunque, da cosa siamo partiti? Ovviamente da quello che si è cominciato a capire fin da subito di questa nuova patologia, che è il fatto che è una patologia che va a colpire maggiormente le persone che abbiamo imparato in questi mesi a chiamare più fragili, vulnerabili, diciamo così, i malati cronici. Sicuramente le persone in età avanzata, sicuramente quando poi queste cose si combinano tra loro, diciamo così, si rientra in quelle che sono quella che è la parte di popolazione appunto più vulnerabile che noi andiamo solitamente ad individuare con nomi come pazienti complessi, pazienti fragili, che in qualche modo comunque sono le persone più anziane e con patologie croniche. Sono cominciati ad uscire vari studi. Ovviamente sono tutti studi, in gran parte all'inizio erano preliminari, adesso si stanno consolidando, però comunque sono esperienze che ancora non hanno ben individuato qual è il ruolo giocato dalle singole patologie, diciamo così, al netto delle altre eventuali comorbidità che la persona può avere, perché sappiamo che ormai è sempre più diffusa la condizione in realtà di cronicità all'interno della popolazione, quindi sono molte di più le persone che hanno almeno due patologie croniche rispetto a quelle che ne hanno una sola. E ovviamente tutto questo ha ricadute sul sistema, non solo sulla salute, ma anche sul sistema sanitario, perché aumenta la complessità del paziente da gestire e quindi aumenta il carico di lavoro delle cure primarie, dei dipartimenti di prevenzione, eccetera, e quindi in qualche modo le informazioni che noi vorremmo produrre vogliono essere anche a supporto degli operatori, non solamente a supporto, diciamo così, della comunità scientifica per capire i meccanismi di questo nuovo virus. Quindi il progetto Macrovid, che è il nome che abbiamo trovato fondendo insieme Macro, che è la nostra banca dati sulle patologie croniche e Covid, ha come obiettivo principale quello di studiare questi due mondi, il Covid e le patologie croniche e gli effetti dell'uno sull'altro, quindi sia gli effetti del Covid-19 sulle patologie croniche preesistenti, quindi in qualche modo diciamo così, il potenziale effetto peggiorativo delle condizioni di salute, ma anche quelli delle patologie croniche sul rischio di malattia e di gravità. Tutto questo considerando varie sfaccettature delle patologie croniche, quindi non solo la patologia in sé, ma anche magari eventuali terapie che la persona segue o altri, diciamo così, effetti indiretti della patologia sul rischio di Covid. Abbiamo tradotto tutto questo in tre obiettivi principali. Quindi il primo, che è quello che abbiamo già cominciato ad affrontare, vuole valutare come le patologie croniche incidono sul rischio di infezione da Covid-19 e diciamo così, anche andare a vedere, provare a graduare questo rischio in base alla gravità poi della malattia sviluppata. Quindi non solamente il contagio, ma magari un contagio che ha portato al ricovero o addirittura al decesso. Poi il secondo obiettivo invece ribalta, diciamo così, l'effetto causale e vuole andare a investigare se la Covid-19 contribuisce all'insorgenza di nuove patologie croniche, quindi ha effetti a lungo termine che poi sfociano in una cronicità
che la persona non abbandona più, oppure può magari influire sul peggioramento, come vi dicevo prima, di condizioni croniche già in essere nella persona, quindi aggravare quella che era la situazione di salute della persona che si è infettata da SARS-CoV-2. Il terzo obiettivo, invece, di cui comunque stamani parleremo, perché Benedetta Bellini vi farà vedere qualcosa, valuta invece come, diciamo così, la pandemia in generale, quindi non tanto l'essersi contagiato dal virus, ma le misure di contenimento, i lockdown, come è stato rimodulato il servizio sanitario, eccetera, ha avuto effetto, che effetto ha avuto sulla gestione della cronicità. Noi misuriamo in gran parte la gestione ovviamente territoriale e quindi andare a vedere se attraverso i nostri indicatori di monitoraggio se si è spostato qualcosa, come accennava anche la dottoressa Turco in precedenza, riguardo alle visite, comunque se questi pazienti in qualche modo hanno risentito dei limiti, delle limitazioni che erano in essere nei mesi scorsi e che sono tuttora in essere in qualche modo. Da chi è costituito questo gruppo di lavoro? È un gruppo di lavoro multidisciplinare, quindi ci siamo noi, c'è l'epidemiologia, ci sono però anche c'è il supporto di clinici specialistici che ovviamente collaborano alla stesura dei protocolli di studio, ci sono statistici e tutti insieme, diciamo così, lavoriamo di volta in volta alla definizione dei vari protocolli di studio per i diversi obiettivi e quindi poi, come vi dicevo, andiamo ad affrontare attività per attività dei micro protocolli di studio che dopo vi farò vedere. Come fonti di dati utilizziamo prettamente flussi amministrativi, quindi le nostre banche dati sui malati cronici che per chi le conosce. E per chi non le conosce, diciamo, viaggiando su flussi amministrativi con algoritmi ormai consolidati e validati, vanno ad intercettare le persone che hanno la singola patologia cronica. A questo uniamo la banca dati sui positivi al SARS-CoV-2, che è la banca dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che è alimentata però ovviamente dai nostri operatori dei dipartimenti di prevenzione, che quindi contiene i dati sui contagiati dal virus e appunto le conseguenze che hanno avuto, in particolare se poi l'esito è stato di guarigione o di decesso. E stiamo integrando anche in realtà alcuni dati di laboratorio forniti, che stiamo finendo di acquisire in questi giorni su alcuni specifici esami che per esempio ci possono aiutare a valutare l'evoluzione della patologia cronica nel tempo. Quindi tutti questi dati messi insieme e diciamo dei protocolli di studio che, come vi dicevo, sono di diverso tipo. Abbiamo già affrontato studi di caso controllo che confrontano pazienti positivi e negativi al SARS-CoV-2, imposteremo anche studi prospettici di coorte, per esempio, su pazienti cronici per seguirli nel tempo, oppure come nel caso, come dicevo, dell'impatto dell'epidemia della pandemia sulla gestione della cronicità, potremmo fare studi che poi alla fine sono studi ecologici che quindi valutano indicatori aggregati a livello di zona distretto o piuttosto che FT e li confrontano in un pre-post magari prima e dopo la pandemia. Quindi, come vi dicevo, questo progetto in realtà contiene una serie di sottoattività che noi faremo uscire auspicabilmente nei prossimi mesi, mano a mano che le portiamo a termine. Questa che vi faccio vedere è, diciamo, un'attività che si inserisce nel primo obiettivo, cioè quello di valutare il rischio della cronicità, il rischio di Covid-19 associato alle patologie croniche pregresse, ed è un lavoro che abbiamo già portato avanti in una prima fase limitata all'ASL Centro, che adesso stiamo estendendo a tutta la regione e diciamo, come è stato strutturato. Questo è un tipo di studio case population, quindi che vuol dire? Abbiamo preso casi Covid-19 dei primi mesi della prima ondata sostanzialmente, siamo arrivati fino a giugno 2020, quindi periodo marzo-aprile, quello più consistente per quanto riguarda la numerosità, e li abbiamo confrontati con la popolazione generale,
toscana dal punto di vista delle patologie croniche e dell'essersi, diciamo così, appunto ammalato, perché abbiamo diviso i casi Covid rispetto alla popolazione generale. Questo perché non ne abbiamo confrontati rispetto ai pazienti sicuramente negativi, perché in realtà nella prima fase non avevamo questa informazione con sicurezza, nel senso che sappiamo che nei primi 2 mesi molte persone probabilmente sono sfuggite al screening, al tracciamento, quindi non sono stati, per dirla in parole semplici, tamponati con il tampone per il SARS-CoV-2, quindi poteva essere che non fossero in realtà negativi al tampone, ma fossero positivi e non lo sapevamo. Quindi, per, diciamo, non incorrere in un problema di misclassificazione, abbiamo confrontato con tutta la popolazione i nostri casi Covid. Quindi l'outcome era la malattia Covid-19 e le variabili di esposizione, oltre alle cronicità, ovviamente le informazioni anagrafiche sulla persona che abbiamo visto influiscono soprattutto l'età sul rischio di malattia. E siamo andati a calcolare per ogni patologia, che erano quelle, diciamo, le variabili di esposizione che ci interessavano di più, i rischi di Covid-19 associati ad ogni età. Questa è brevemente la descrittiva del nostro campione, che poi in realtà campione non è, nel senso che abbiamo lavorato con tutta la popolazione che avevamo a disposizione, quindi tutti i residenti della ASL Centro. Questa è la distribuzione per età e vedete subito chiaramente qua in basso, insomma nelle classi di età più avanzate, vedete una predominanza fra i casi Covid che invece non si ritrova ovviamente nella popolazione, perché abbiamo visto che specialmente nella prima fase la malattia colpiva più duro nella popolazione anziana, anche perché probabilmente era quella che emergeva di più, soprattutto nel mese iniziale, era quella che intercettavamo meglio rispetto magari a un contagio nella popolazione giovanile che non manifestava sintomi e quindi non andava incontro al tampone. Questa invece, ora questo tabellone magari rapido da seguire, però insomma fa capire la predominanza anche delle patologie croniche all'interno dei casi rispetto alla popolazione generale. Quasi tutte le prevalenze sono maggiori all'interno dei casi Covid. In generale i cronici erano il 75% dei casi Covid, mentre nella popolazione considerata, che era quella over 45, erano circa 1 su 2, quindi più anziani e anche in conseguenza di questa maggiore anzianità, più malati cronici all'interno dei casi Covid rispetto alla popolazione generale. Quindi già questo suggerisce un effetto della cronicità sul rischio di ammalarsi. Quindi questa analisi descrittiva conferma quelle che erano le ipotesi che avevamo fatto. Le patologie più frequenti rispetto alla popolazione generale sono proprio quelle maggiormente associate con la terza età, quindi Parkinson, demenza, insufficienza cardiaca, tutte patologie che si manifestano in maniera predominante nella terza età, è, come dicevo, appunto un risultato atteso e comunque in generale le cronicità sono più diffuse, erano più diffuse all'interno dei nostri casi Covid rispetto alla popolazione generale. Ovviamente qui c'è un effetto che è difficile purtroppo in quella fase. In quel periodo era difficile da eliminare, cioè il fatto che noi intercettavamo pazienti, come dicevo, magari solamente più sintomatici perché erano quelli che accedevano al tampone, e quindi in qualche modo questo non è tanto un rischio di contagio, ma è un rischio di contagio sintomatico. E infatti noi abbiamo limitato l'analisi ai contagiati che avessero manifestato almeno una sintomatologia, seppur lieve, per cercare proprio di limitare questo possibile bias. E quindi questi risultati in qualche modo misurano il rischio di Covid-19 sintomatica legato alle singole patologie croniche. Questo è l'effetto dell'età, vabbè, non c'è bisogno di starci tanto sopra. I più anziani ovviamente hanno un rischio che è 3 volte maggiore, se non quasi 4, rispetto ai più giovani. E questo è l'effetto delle singole patologie. Come vi dicevo, in alto vediamo quelle poi associate alla terza età, ma vediamo anche, come abbiamo visto, l'ipertensione o la BPCO, quindi anche a malattie ovviamente di altro tipo. Soprattutto abbiamo visto come le malattie cardiovascolari
abbiano un effetto importante sul rischio di malattia più severa in questi mesi. In generale, diciamo così, un malato cronico, scusate, mi sono aperto la presentazione. Oh, scusate, esco un attimo dietro. Eccomi, scusate. Ecco, in generale un malato cronico ha un rischio del 68% in più di ammalarsi, di avere appunto una Covid sintomatica. Quindi i risultati ci Francesco, tre mostrano, minuti. sì, è finito. Ci mostrano quello che già ipotizzavamo. Ovviamente, come vi dicevo, queste associazioni possono dipendere da vari aspetti anche indiretti delle patologie che cercheremo di chiarire nei prossimi mesi, e abbiamo visto anche come non solo le malattie più attese, ma abbiamo imparato che anche le malattie cardiovascolari o il diabete hanno un effetto importante sul rischio di Covid sintomatica. Per esempio, un'altra analisi che abbiamo fatto sul rischio di avere una Covid più severa ha mostrato un effetto molto importante dell'obesità, che hanno le persone obese, purtroppo hanno un rischio triplo di essere ricoverati una volta contagiati rispetto a una persona invece normo peso. Come stiamo andando avanti? Brevemente, sull'obiettivo 2, con due studi che prendono spunto da lavori che sono usciti in questo periodo, un primo sull'effetto della pandemia sul controllo glicemico della popolazione diabetica, perché sono cominciati a uscire studi che mostrano appunto gli effetti a lungo termine della patologia, e quindi andremo a vedere con l'ausilio dei dati di laboratorio, come dire, l'effetto sul peggioramento del livello glicemico tra i pazienti diabetici dovuto proprio alla pandemia o all'essersi contagiato in particolare da Covid-19. La seconda analisi che invece andremo a fare sempre sulla coorte dei diabetici. Ci concentriamo in questo momento sui diabetici perché abbiamo visto che è una patologia molto importante per quanto riguarda gli effetti, e questo andrà invece a valutare, come dire, il rischio di eventi cardiovascolari o di sopravvivenza associato all'interazione fra Covid-19 e diabete. Quindi vedere se in qualche modo i pazienti diabetici che si sono contagiati da Covid-19 hanno una sopravvivenza peggiore rispetto a chi non si è contagiato, e viceversa, tra i Covid-19 contagiati, se i pazienti diabetici hanno una prognosi peggiore. E già le prime analisi, che sono queste che vi mostro in questo grafico, hanno mostrato che, vedete, il gruppo che ha entrambe le due patologie, Covid e diabete, è quello con la patologia con la sopravvivenza minore ad alcuni mesi di distanza dal punto di osservazione. Quindi in qualche modo già i primi segnali vanno nella direzione che ci aspettiamo. Questi sono studi in essere, come vi dicevo, ovviamente vi mostreremo i risultati via via dai nostri canali, come dire, dai nostri canali web o in occasione dei prossimi eventi, man mano che porteremo a termine le varie sottoattività e i vari sottoprotocolli. Grazie.